Preoccupa l'aumento dei positivi al coronavirus e la diffusione della variante Delta, ma tra i ristoratori preoccupa anche la possibile adozione del Green Pass per accedere ai locali. Veniamo, come tutti sappiamo, da questo periodo molto difficile e l'introduzione del Green Pass sicuramente sarebbe, non dico un deterrente, però una complicazione a quello che sarebbe la normalità della gente che va al bar e al ristorante. Dibattito aperto sulla lista di attività per le quali sarà indispensabile il certificato anti-Covid di vaccinazione, negatività o guarigione dal virus entro 6 mesi. Ad alto rischio assembramenti e quindi osservati speciali per prevenire il contagio sono infatti discoteche, palestre, concerti, stadi, treni e anche ristoranti al chiuso. Se l'alternativa dovrà essere un'altra chiusura, che ben venga con il Green Pass. Di fronte alla risalita del numero dei positivi, la carta verde servirebbe, secondo il governo, a scongiurare nuove chiusure totali. Anche noi siamo spaventatissimi, non sappiamo dove orientarci, turisti non arrivano neanche, ce ne sono poca, come c'è stato un calo enorme ultimamente. Quindi siamo spaventati, sì, l'inverno è alle porte. Guardiamo con preoccupazione a quello che accade nel Regno Unito e Spagna, spiega il ministro della Salute Roberto Speranza, motivo per cui, sempre secondo il ministro, c'è un bisogno di accelerare e ripensare a misure per contenere la nuova ondata. C'è un proclamo continuo della libertà, io non lo trovo libero tutto questo. Abbiamo già delle grosse responsabilità nei nostri confronti, nei confronti dei nostri collaboratori, nei confronti dei clienti, dei fornitori. Gli assembramenti noi stiamo attenti a non crearli, a fare le cose giuste come ci vengono dettate dalle regole, dalle leggi. Io trovo che allora debbano tutti a stare attenti allora alle regole. Se tutti le rispettassimo veramente non avremmo bisogno di tutti Green Pass e via dicendo.